Oggi noi ragazzi della terza liceo linguistico dell'Istituto Fermi di Castellanza vi presentiamo il nostro progetto sulla disparità di genere. La nostra intenzione non è rappresentare il pensiero universale, ma offrire spunti di riflessione su questo argomento. Che cos'è per te gender gap? In your opinion, what's gender gap? Well, gender gap is the difference between opportunities between men and women. Il gender gap è, diciamo, la differenza da un punto di vista economico e sociale che esiste tra i due sessi. Secondo te, è corretto chiedere ad un colloquio se una donna ha intenzione di avere figli in futuro? Assolutamente no, questo limita le donne anche nel pensare a creare una famiglia e rimanere appunto incinta e iniziare una gravidanza per la paura di poi perdere il lavoro. Assolutissimamente no, ciascuno di noi ha il diritto di vivere la propria vita nella pienezza. Secondo te è giusto che alcuni lavori siano definiti più da donna e altri più da uomo? In certi casi ci sono certi lavori in cui chiaramente da un punto di vista proprio biologico magari uomini / donne sono più adatti. Sì, per me alcuni lavori sono definiti più da uomo che da donna perché l'uomo non potrà mai fare la casalinga e la donna non potrà mai fare il muratore. Pensi che ci siano differenze di produttività tra uomini e donne al lavoro? Do you reckon women are more productive than men or vice versa? Assolutamente no, a livello di produttività dipende dal singolo individuo, non dipende dal genere. Yes, I do think that women are more productive than men, depending on the job. Hai mai assistito a episodi di disparità? Purtroppo sì, continuo ad assisterne e lotto affinché questa cosa non avvenga. Personalmente no, anche perché comunque non sono mai stato nell'ambito lavorativo. In Italia legalmente siamo tutti uguali, invece in alcuni paesi le donne non possono votare né uscire di casa autonomamente. Ti sembra che in Italia la situazione sia così tanto grave? No, in Italia la situazione non è così grave, possiamo ritenerci quasi fortunati comparando la situazione di altri paesi. C'è ancora tanto da lavorare anche in Italia, a livello appunto lavorativo soprattutto, e le opportunità vengono offerte a uomini e donne, ma siamo comunque molto fortunati rispetto ad altri paesi. No, dovrebbe essere anche così in Italia. Questo progetto ci ha resi più consapevoli del fatto che ci siano ancora molte sfide da affrontare e cambiamenti strutturali da mettere in atto per garantire una vera parità di genere. È essenziale continuare a trattare questo argomento, infatti, riconoscere le sfide e lavorare in questa direzione è un primo passo verso un cambiamento duraturo e positivo.